Ore 13. Decine di auto sfrecciano lungo la strada che porta alla scuola elementare Pinocchio ad Ancona. Altre sono parcheggiate in seconda fila. Non si vede nessuno che vigili e smisti il traffico per far uscire o entrare i bimbi in tranquillità. Questa situazione ha portato il papà di un bambino che frequenta la scuola a segnalarci la pericolosità all'entrata e all'uscita degli alunni che si trovano costretti ad attraversare una strada molto trafficata per raggiungere le auto dei parenti. Impossibilitati ad usufruire del parcheggio antistante la scuola, riservato solo ai docenti, i genitori devono parcheggiare in condizioni di pericolo per i bambini e per gli altri automobilisti. La scuola è aperta da molti anni e, a detta dei genitori e nonni dei bambini, ha sempre avuto un addetto al controllo del traffico. Quest'anno invece no. Le macchine qui passano molto velocemente, non tengono conto forse del fatto che ci sia una scuola, quindi... E secondo lei cosa si potrebbe fare? Mettere qualcuno che... Vigili, che stia in mezzo alla strada. C'era gli altri anni, non capisco quest'anno perché non l'abbiano ancora messo. Però gli altri anni c'era quelli che anziani che col... Che vigilavano, sono nella... Ancora non l'ho mai visti. Non so se è il caso da fare ritornare. Sarebbe meglio ovviamente se qualcuno controlla e sorveglia l'entrata e l'uscita dei bambini. Soprattutto anche il parcheggio delle macchine che spesso ostruiscono il passaggio. L'anno scorso c'era il lumino che li faceva attraversare, quest'anno non si è visto mai né il lumino né i vigili, non è proprio una situazione serena, via.